Senta Presidente, una giornata importante, l'inaugurazione dell'Infun Point decisamente all'avanguardia, no, direi. Certamente, abbiamo voluto restituirlo al territorio con tecnologie di avanguardia e con una presentazione degna di nota, perché il nostro territorio ha sempre di più vocazione turistica, senza dimenticare il manifatturiero e il commerciale. Quindi un infopoint che accoglierà turisti, presenterà il territorio e sarà sempre a disposizione della cittadinanza e delle imprese. Ecco, brevemente, ci dica le novità sostanziali, come questo nuovo spazio tridimensionale, no? Che è aperto a tutti quelli che potrebbero fare delle presentazioni, ad esempio. Abbiamo realizzato abbiamo fatto un investimento importante installando un sistema di proiezione tridimensionale a 180 gradi, con il quale si possono fare presentazioni di tutti i tipi. È una tecnologia all'avanguardia, se ne trovano poche, quindi per questo dico che è uno spazio aperto per imprese, per il territorio, per venire a fare presentazioni, e avete visto l'effetto, è veramente incredibile. Ecco, senta, negli ultimi anni Varese, anche sotto profilo turistico, sta andando bene, insomma, no? Anche gli ultimi numeri parlano in tal senso. Cosa bisogna ancora fare, al di là della promozione classica? Bisogna lavorare sempre più insieme e bisogna crescere in termini di infrastrutture per l'accoglienza. Questo è il prossimo obiettivo della Sport Commission, della Camera di Commercio: stimolare investimenti in infrastrutture turistiche, perché proprio perché stiamo crescendo c'è sempre più richiesta, si comincia a far fatica a soddisfare la richiesta dei turisti, sebbene albergatori, bed and breakfast e tutto il sistema dell'accoglienza stiano lavorando bene. Senta, lei durante la presentazione ha focalizzato anche l'attenzione sul fattore sport. Sport, con la Sport Commission abbiamo promosso l'attrazione del territorio tramite lo sport, che è un'arma vincente. Il nostro è diventato un territorio nel quale le federazioni sportive vogliono mandare le nazionali e le squadre a fare sport, quindi questo è un fattore economico molto importante.